Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Stefanie, cioè non quella nel video è Moshi Moshi, quella che sta parlando. Oggi parliamo di come si segna il tessuto. Il primo metodo prevede la carta copiativa, una rondella e se vogliamo una squadra, una riga o qualcosa per essere più precisi. Prima di tutto, quando andiamo ad applicare il nostro cartamodello, ricordiamoci di mettere la stoffa a doppio ma con il dritto verso l'interno, cioè guardando il rovescio. In questo modo, anche se i segni resteranno sulla stoffa, questa non si vedrà perché sarà all'interno del nostro capo. Prendiamo quindi la nostra carta copiativa per modelli e mettiamo un foglio sotto a tutto e un altro foglio sotto il nostro cartamodello. È possibile dover togliere un po' di spilli dal cartamodello per essere più precisi. Ricordatevi naturalmente di far toccare la parte che scrive con la stoffa. Poi con l'aiuto della rondella tracciamo tutti i segni. Questo è il mio metodo preferito, è quello che utilizzo di solito e che va bene per tutti quei tessuti che non si rovinano. Il pro di questo metodo è quello che è estremamente veloce, intuitivo e si fa su entrambi i lati contemporaneamente, su entrambi i lati del capo intendo. Il contro è che si rovina molto il cartamodello, specie se fatto su cartavelina come nel mio caso, ma io di solito ci faccio poco caso perché è talmente pratico questo metodo che davvero faccio difficoltà ad utilizzarne altri, forse anche per il tipo di capi che io cucio, che solitamente non sono così delicati. L'effetto è questo, vediamo delle palline lungo la nostra riga di cucitura o qualsiasi riga che noi dobbiamo segnare sulla nostra stoffa. Il secondo metodo di marcatura del tessuto viene fatto con spilli, gesso e, se vogliamo, qualcosa per aiutarci ad essere più precisi, una riga, una squadra o quello che vogliamo. Anche questa volta dobbiamo appoggiare il cartamodello sulla stoffa, ma adesso segniamo con gli spilli tutti i segni che dobbiamo prendere, cioè facciamo una specie di contorno realizzato con gli spilli. Una volta soddisfatti della posizione dei nostri spilli, dobbiamo cercare di farli passare attraverso il cartamodello, spingendo prima davanti con la punta e poi dietro con la capocchia, forando la carta. Questo metodo funziona molto bene con questo tipo di spilli che sto usando io, che è quello con la capocchia molto piccola e sottile, altrimenti la carta si strappa troppo e potremmo non poter più utilizzare il cartamodello. Una volta liberato il cartamodello dagli spilli, troveremo la nostra stoffa con dei contorni, fatti appunto dagli spilli che avevamo messo prima. Adesso, tra uno spillo e l'altro, segniamo con il gessetto. Prima di togliere gli spilli, ricordiamoci che dobbiamo fare anche il retro questa volta. Non è una cosa automatica, ma non è nemmeno così difficile. Una volta tolti tutti gli spilli, possiamo cercare di essere più precisi unendo tutti i segni con l'aiuto del gessetto, naturalmente, e di una riga.
Questo tipo di metodo può essere utilizzato quando non abbiamo la carta copiativa o quando il tessuto può rovinarsi facilmente e quindi utilizzare una rondellina potrebbe rovinarlo. Il terzo e ultimo metodo prevede l'utilizzo di spilli, filo e un ago. Come nel caso degli spilli e del gessetto, anche questa volta facciamo passare gli spilli attraverso il cartamodello. Adesso però con l'ago e il filo facciamo i punti lenti, ossia dei punti normali, solo lasciando un po' di filo tra un punto e l'altro, come si vede nel video. Questo metodo, seppur molto preciso e probabilmente quello più tradizionale, è il metodo che odio di più in assoluto, perché c'è bisogno di tanto tempo per eseguire questi punti, non mi viene mai preciso e veramente cerco sempre di evitarlo. È molto utile però in quei casi in cui la stoffa sia per esempio a fantasia e non si può usare né il gessetto né la rondella, perché non si vedrebbe il segno preso su tutti i punti del tessuto. Una volta segnato con i nostri punti lenti tutto il contorno che vogliamo marcare sul nostro tessuto, togliamo gli spilli e apriamo piano piano le due parti di tessuto. Poi con delle forbicine tagliamo i fili dei nostri punti lenti. In questo modo dovrebbero rimanere sia da un lato che dall'altro i segni fatti con il filo. E anche l'ultimo metodo di marcatura è completo. Io spero che questo video vi sia stato utile. Se è così, iscrivetevi al mio canale e condividete questo video. Noi ci vediamo la prossima settimana. A presto!